Tra i bambini deceduti prima dei 14 anni, uno su tre muore in un incidente stradale. Infatti i bambini sono maggiormente a rischio quando viaggiano in auto o quando sono peduni. Nella maggior parte dei paesi in Europa vige l'obbligo di trasportare i bambini su seggiolini omologati. I seggiolini per bambini sono divisi in 5 differenti gruppi di peso, iniziando dai neonati fino al peso di 36 kg, corrispondenti indicativamente ad un'età di 10-12 anni circa. Euro NCAP raccomanda ai genitori di utilizzare il sistema ISOFIX per l'installazione dei seggiolini. Che cos'è ISOFIX? ISOFIX sostituisce nell'installazione del seggiolino le sole cinture di sicurezza dell'auto. ISOFIX è un sistema composto da due ancoraggi in acciaio situati nella parte posteriore dell'auto ed un ancoraggio per la parte superiore del seggiolino, detto top tether. Con questi ancoraggi, l'installazione del seggiolino è molto più facile che con le sole cinture di sicurezza. I genitori devono sempre scegliere il seggiolino più appropriato in base al peso del bambino e non sistemare mai il bambino su un sedile passeggero protetto da airbag, a meno che l'airbag non sia disabilitato. Per bambini fino a 3 anni, il sistema più sicuro è viaggiare rivolti in senso contrario alla direzione di marcia. Euro NCAP valuta la sicurezza dei bambini in 3 ambiti. La protezione assicurata dal seggiolino nel caso di impatto frontale o laterale, la facilità di installazione del seggiolino e i dispositivi disponibili per il trasporto sicuro dei bambini. In questo periodo i produttori di veicoli stanno compiendo considerevoli sforzi nel porre l'attenzione sulla sicurezza per i bambini ed il risultato è che le prestazioni in questo campo stanno migliorando sempre più. Il modo migliore per garantire la sicurezza del vostro bambino in auto, oltre che allacciare correttamente la cintura di sicurezza, è di installare attentamente un seggiolino per bambini omologato, di far utilizzare sempre al vostro bambino un seggiolino adatto e di guidare con prudenza.